Buongiorno ragazzi, allora mi è arrivata la bella notizia che l'assicurazione non mi paga i soldi che mi servono per sistemare il camper. Come ben sapete, purtroppo funziona sempre così. Allora, siccome che ho pochi cash e non ho intenzione di spendere tutti quei soldi, poi ci dovrei mettere anche le tasche mie per sistemare il camper, ho deciso di arrangiarmi un po' e voglio provare a sistemare io i paraurti con i culottini, e anche perché il paraurti centrale c'è, però costa un botto. I culottini laterali non sono più in produzione, perciò andrebbe fatta richiesta alla casa madre, la Pilot, e ti costano un occhio dalla testa, e anche il montante sopra della mansarda non si trova, e proprio per quello oggi sto andando da Gianluca per tirare giù il montante e provare a vedere se troviamo un montante da adattare similare di un altro camper, oppure ricostruire quello mio. Poi vedremo che combiniamo. Dai, va. Allora ragazzi, qua cominciamo a smontare questo culottino qua. Culottino destro. Smonto anche il passaruota. Qua con l'urto si è piegata la staffa, questa qui, ma si è proprio rotta la staffa questa qui, e questa bandella è andata in avanti, perciò adesso provo a, dovrebbe essere scorrevole, provo a rimandarla indietro. Raga, per ora ci concentriamo su questi qua, vediamo un po' che combino, e dopo mi occuperò del fascione dietro, dopo, tra qualche giorno. Vamos! Ragazzi, iniziamo a pulire un po' tutti i pezzi. Abbiamo tutto il silicone, una bella pulita, grattatina, sgrassata, e poi dopo cominciamo a pinzarli. Dai! Ok, direi che ci siamo. Questo l'ho fatto, questo l'abbiamo fatto, quasi quasi lascio così, sembra noi. Bene, culottino mettiamo qua. Ok, dobbiamo grattare questo, fatto, pezzetti, pezzettini, però bene, allora un po' va, questo metto qua. Allora, andiamo avanti, io ho preso una saldatrice per la plastica, 20 euro, 25, perché, cioè, se stanno quelle professionali da 100, 150 euro, a me che me frega, io non è che ci lavoro, insomma,
questa qua. Vediamo se funziona, manco l'ho provata. E niente, adesso proviamo a vedere un po' di... Cominciamo col culottino, questo qua è quello più semplice. Provo a saldare qua i primi due pezzi qua. Facciamo inserire qua. Sono tre pezzetti qua. Stile Frankenstein, bellissimo. Quasi quasi lo lascio così, è rock and roll. Per i due culottini, piccolino faccio solo quelli, poi dopo per il resto passaruota e paraurti compro dello stucco bicomponente. Perché ritengo che sia una persona molto competente, e poi il bello è che non è come tutti i posti dove lasci il camp e poi lo vai a riprendere, cioè qua praticamente se vuoi impari pure, per cui se vuoi metterci le mani il bello è quello, lui ti dà la disponibilità, ti aiuta e tanta roba, veramente tanta roba, poi è una persona veramente brava, però non c'è, adesso devo telefonare. Non è mai puntuale. Maledizione. Iliad, risponde il servizio. Pronto? Pronto, dimmi. Io sto qui, Te, dove stai? Sto arrivando, per caso, sto arrivando. Dai, mi metto avanti io, va bene? Va bene, ciao. Dai, ciao, ciao. Ecco, dai, c'è rimasto questo qua, ora tiriamo giù il fascione.
Ah, c'è sì. Alla portata. Sensori che... Non ho capito. Eccoci qua. Il paraurti sta su. Pare il letto dell'ospedale. Qui praticamente l'avevo pinzato dall'esterno. In teoria va pinzato dall'interno. Infatti ho fatto una cavolata pure con il culottini. E il passaruota l'ho scoperto dopo, dato che, come dicevo, non sono carrozziere. Le cose le impari facendole. E l'unica rottura delle scatole è che dovrò riempire di stucco a manetta, perché adesso questo qua l'ho pinzato all'esterno all'inizio perché dovevo fare la revisione. Toccava che facevo la revisione perché è stato il momento in cui c'è stato l'urto e mi serviva fare la revisione veloce. Però adesso provo un attimo a smontare tutto, adesso smonterò tutto quanto. Smontiamo i fanali, la targa, questo, le luci e vediamo quello che riusciamo a combinare. Dai. Allora, la cosa che mi farà diventare matto sicuramente sarà la ricostruzione. Guardate quanti pezzi. Porca miseria. Che è? Guarda questa è bella staffa del faro dietro, il fanale. Però questo qua praticamente sarebbe tutta questa struttura qua. Tutta questa parte qui. Che poi dopo c'ha 2, 3, 4 fori da andare sul telaio. E questo qua volevo cercare un attimo di ricostruirlo un attimo. Il più possibile, poi dietro gli fisserò, pensavo, un lastrino di alluminio per la lunga, per rinforzarlo un po', vediamo un po' che esce fuori. Ragazzi, è giunto il momento di andare in montare tutti i pezzi del Brutus, paraurti, culottini, passaruota e quant'altro. Mo' andiamo verso de Gianluca e via. Mastro Gianluca all'opera. All'opera. Qui costruiamo le cose, noi siamo i sarti del campo. Quello che non c'è lo rifacciamo. Ovvio. Stiamo rifacendo il montante su della mansarda. Thank you.
Ragazzi, ci siamo. Sono riuscito a rimontare tutto, eh. Sono riuscito a rimontare tutto. Questo qua è il risultato. Bene o male è venuto così. Non è venuto male, calcolando che io non sono carrozziere. E qua c'è il passaruota. Qua. Allora, qui abbiamo rifatto un montante con la vetroresina. Erano tre pezzi, abbiamo fatto plasmato i fogli di vetroresina con mettendo del nastro come base in modo che non si attaccava. Dopo è stato tutto rifinito con lo stucco per la vetroresina, grattato e riverniciato. Questo qua è il passaruota, culottini, fascione e culottino di qua. Allora, culottino 450 euro, fascione mi hanno chiesto quasi 1000 euro, culottino 450 euro, 500 euro il passaruota. Questo qui è fuori produzione, perciò avrebbe bisogno per forza rifarlo per quanto riguarda il montante. I culottini 450 euro l'uno, però ci mettevano quasi 3 mesi perché non li producono più e bisogna farli rifare. L'unica cosa disponibile che c'era era il fascione. Alla fine, bene o male, io con intorno 200-250 euro ho fatto tutto. Cioè, attenzione, questa qua è una riparazione di fortuna, eh? Cioè non è un carrozziere, è un altro paio di maniche. Però per essere stata la prima volta, io faccio le cose quando mi capitano. Mi è capitato di rompere sta roba qua e mi sono cimentato per sistemarla. E niente, dai, mo gli do una lavata che fa schifo. Lo pozzo. Dai, alla prossima.